È finita a Prato l'avventura di Carlo Perrone sulla panchina dell'Aquila. Fatale il 3-2 in Toscana per l'allenatore romano, esonerato ieri sera a sole 4 gare al termine del campionato e con la squadra quart'ultima in piena zona play-out. Per salvare rossoblù in Lega Pro, il club di Gran Panorama ha deciso di ingaggiare Giacomo Modica, storico collaboratore del boemo Zdeněk Zeman alla Roma e al Cagliari ed ex calciatore del Celano. Il direttore sportivo aquilano Alessandro Battisti ha pensato proprio al suo calcio offensivo per invertire la rotta e uscire dalla zona play-out. Modica ha vinto la concorrenza di Agatino Cuttone, che lo scorso anno ottenne la salvezza a Sant'Arcangelo, e quella di Ivo Iaconi, che ha declinato l'offerta dell'Aquila. Il nuovo tecnico è in arrivo in queste ore a Fiumicino, dove sarà accolto dal DS Battisti, che lo porterà direttamente al ritiro di Amatrice. L'Aquila lavorerà lontano dalle polemiche per tutta la settimana nel paese dell'Amatriciana per preparare la gara contro il Siena. Intanto, nella serata di ieri sono arrivate le prime parole dell'ormai ex allenatore Carlo Perrone, che si è detto deluso dalla decisione della società. Avrebbe voluto portare a compimento il percorso intrapreso tra mille difficoltà la scorsa estate nel ritiro di Colle di Mezzo. Dalla sua parte c'era anche una forte componente emotiva, avendo origini aquilane. Dovrà invece guardare da spettatore la finale di campionato dei rossoblù. Sul fronte squadra, il neotecnico potrà contare sul rientro dalla squalifica del centrale difensivo Giordano Maccarrone, mentre sarà compito ostico rivitalizzare uno dei maggiori talenti in rosa, Tommaso Ceccarelli, neanche convocato a Prato per scelta tecnica. Il modulo? Difficile dirlo, ma chiaramente il marchio di fabbrica di Modica è il 4-3-3 stile Zeman. Nei prossimi giorni ci saranno maggiori indicazioni dopo i primi allenamenti.